Stiamo iniziando anche a smaltire un po' i carichi, il male alle gambe, quindi si butta dentro forza, però con meno dolore iniziamo ad adattarci, però bene. È finita una stagione intensa e anche l'estate è stata intensa per te. Sì, è stata una bella estate, mi sono sposato, sono felice. Dopo un mese passa, ho voglia di riniziare, dai. No, vabbè, queste sono partite che comunque sia. Non da sottovalutare perché queste squadre di C, abbiamo visto il Chievo che ha perso con la Feral Pissalò, sono squadre un po' particolari adesso, non si sa che tipo di lavoro facciano, quindi magari le si può incontrare un po' scariche di lavoro e vanno forte, quindi dobbiamo starci con la testa perché come dice Mister, quando ci mettiamo con la magliettina a righe tutte le partite valgono uguale, che sia la Juve, che sia il Renate. E niente, dobbiamo fare bene e migliorare rispetto a quello che abbiamo fatto l'altro giorno. Per un altro anno siamo rovetta, come sta andando e come sta procedendo, soprattutto in questo paese che sembra vi piace? Sì, no, rovetta si sta bene, abbiamo tanti bei ricordi legati qua, ogni anno in ritiro ci si diverte, si perde qualche pezzo con cui sono cresciuto, come Pado, come Madonna, Marino l'anno prima, però è ritornato Davide, Brivio. C'è sempre qualcuno di nuovo, però abbiamo tanti bei ricordi legati a qui, è una parte fondamentale della stagione. Andrea Consiglia è in camera con Luca Cigarini che con la maglia dell'Atalanta quest'anno ha ritrovato la nazionale. Cosa pensi? Lo pensi di trovarla anche tu? Ah beh, quello è un sogno, me lo auguro sempre, però come dico sempre, tutto passa per l'Atalanta, bisogna far bene, fare un altro ottimo campionato, poi quello che verrà, verrà. È anche un mercato difficile, diverso, quindi doppiamente brava la dirigenza a trattenere o riprendere, come dir si voglia, giocatori importanti. È importante secondo me partire col gruppo solido, l'osso, come si chiama, lo zoccolo duro, quindi mister ha già uomini su cui lavorare. Conosciamo già noi le idee del mister, nulla, sicuramente è un buon vantaggio, però dobbiamo metterci sempre tanto del nostro.